E salve a tutti ragazzi, continuiamo, anche se è caduto il mouse, va bene, lo stesso. Ora vi parlerò delle cose che sono accadute in questi ieri. Sbaglio sempre parole, in tutti i video sbaglio sempre le parole. E ora accendiamo un po' la radio, ragazzi, che ne dite? Da utilizzare meno possibile i trasporti per cercare di ridurre il più possibile il mio footprint. E ovviamente non sono né uno scienziato né un ricercatore, ma nel mio piccolo, appunto, frequentando il tuo piccolo cervello. Capire quello che sta realmente accadendo in quel continente, che va assolutamente sì, in quel continente, sì, nel Giappone, sia dal punto di vista biologico che antropologico. Antropologico. Una frase che ho letto nel suo libro: all'improvviso sento che quale disastro sarebbe contagiarlo con la nostra umanità. Boh. Quale disastro comporterebbe contagiare questo paradiso con la nostra umanità? Paradiso, ma questo è l'inferno del paradiso. Il paradiso, sì, di questo paradiso. Io sto vivendo il paradiso, sì. Ciao, saresti morto. Talmente tanto bene, insomma, gli animali, pesci, quello che sia, che tutto ciò che facciamo in un modo o un altro è davvero molto, non è così sottile come può sembrare. Ahimè, io sono un colpevole, assolutamente, ma il mio lavoro spero che ha portato un po' a far capire anche agli altri quello che potrebbe essere. Sì, agli altri hanno capito tutti, cos'hai detto? Tutti, modo, proprio. Di vita, in modo tale da preservare alcuni posti, appunto. Quindi, a preservare i posti di vita. Cioè, quindi uno lo riami come nella fiaba di... Come si chiama? Dietro la macchina fotografica di fronte ad una... Come nella fiaba di... come si chiama? Di... Di Biancaneve, che gli danno il cuore di un cinghiale per ammazzarla, mamma mia. Saper ascoltare, essere pazienti, perché appunto la natura ti dà a prescindere, quindi non è magari come lavorare con un stretto contatto un'altra persona, quindi facendo un ritratto a una persona, ma non si capisce nulla qua. Essere paziente e donarsi in modo tale da trovare il momento di donarsi. Io mi dono, allora mi butto dalla finestra e mi dono così, grazie. Della macchina fotografica di fronte a questa natura. Sì, la macchina fotografica, la macchina fotografica della vita. Perché non parte, fortunatamente, voglio dire, no? Cioè, intimidente. Vorrei capire com'è. La macchina fotografica è intimidente. Del professionista, Che vado lì con. Secondo me è. No, per me è la chiave di tutto. La macchina fotografica è la chiave di tutto, sì. Io apro. Sì, è la chiave di tutto. È la probabilità della macchina fotografica. No, grazie. Questo, tra l'altro, è Sensational Island. L'isola è un vulcano marino, per questo, ovviamente, non c'è neve né altro. La macchina fotografica è un vulcano marino, non ci sto capendo niente. In teoria, lì l'acqua è leggermente più calda in altri posti. Però, scusa, tornando a quello che mi chiedevi prima, la fotografia, quindi il mezzo della fotografia è. È la base, il volano che poi porta a, per me, a tutto il resto, al contatto appunto con la natura. Riesce a. Cioè, la macchina fotografica ha il contatto con la natura. Ma se non ha fatto l'uomo la macchina fotografica, chi sarà di? A prendere queste immagini. E quindi la fotografia diventa da una parte la documentazione della bellezza incontaminata, dall'altra uno strumento di denuncia. Assolutamente sì, sì, ma non solo di denuncia, ma anche di. Quindi dice questo, sì, ha fatto questo al pallone. Perché comunque io sì sono un fotografo, un documentarista, ma insomma vorrei vedere il mio lavoro e vedo il mio lavoro come un volano culturale, assolutamente, perché sono immagini uniche, la natura è cultura, la natura è arte e via dicendo. Condivisione del bello fragile. Del bello assolutamente fragile, assolutamente. Del bello fragile e terribilmente a rischio. Assolutamente. Grazie Manfredi Giacchini, complimenti per le sue bellissime. Allora, adesso non ci sto a capire niente, non si vedono le foto, se siete alla radio, ragazzi. Non ci sento, aspetta un attimo perché adesso abbiamo un video di Massimo Gramellini, ma non... quale ci racconta qual è. Non stiamo sentendo alla radio, non lo stiamo mica vedendo. Giornalismo e sostenibilità. Sentiamo un po' come la pensa. Intanto grazie per l'invito, mi spero
No, non è facile. Io il televisore, per esempio, ci ho provato tante volte. Nel programma che conduco abbiamo invitato un anno, tutte le settimane, Alessandro Gasman con la parola vera, poi ci portava delle storie. Ma dici il programma qual è? Mario Dotti è spesso nostro ospite. Stiamo parlando di testimonial e di narratori bravissimi. Eppure è un argomento difficile. Perché? Perché io credo, intanto perché genera ansia, perché inevitabilmente è un tema che provoca uno stato così di disagio. Poi credo perché noi siamo tanto abituati a parlare di diritti, ci viene molto facile, mentre i temi ambientali e della sostenibilità hanno a che fare con il campo di numeri, che è naturalmente molto importante. Ancora sto che parla. Cioè, sono passati 5 minuti da quando è iniziato a parlare. Vantare appunto dei diritti, ma devi darti delle regole tu. E chi te le dice o cerca di imporre, passa immediatamente per un moralista, per un bacchettone. Quindi, come si può fare? Io credo che l'unica strada sia tornare all'origine. Mi ricordate il primo simbolo dell'inverno d'italiano? No. Non ce lo ricordiamo, c'è soltanto quello della corona, mi ricordo. Cioè, bisognerebbe cercare di essere leggeri, ironici. Lo so che sono temi anche molto seri e molto drammatici, ma la gente che vuole la televisione qualcosa, lavori che finiscono. Ragazzi, io non ci sto a capire niente. Non ci sto a capire niente con questa roba, ragazzi. E così concludiamo questo video con la radio. E un altro appuntamento, sempre qui. Tra un po'. E allora seguitemi su questo canale e supportatemi, lasciate un pollice in su e commentate e iscrivetevi soprattutto. Ciao.